E buonasera a tutti quanti che stasera ci avete fatto l'onore e il piacere di essere qui. Questa sera, grazie. Vedi come sono spontaneo. Per noi è una serata particolare per due motivi fondamentali. Il primo è il perché ci troviamo qui e il perché abbiamo organizzato questa serata. L'incontro è un incontro di solidarietà, la solidarietà è un incontro per solidarietà verso una persona che purtroppo l'altra sera si è vista bruciare la casa e quindi stiamo un po' tutti quanti raccogliendo dei fondi per darle in aiuto a questa persona, e questo dobbiamo ringraziare sostanzialmente la venerabile arciconfraternita dei pellegrini e dei convalescenti della Santissima Trinità nella veste di Lino Bagni, che è Bagno perché è il priore. Poi un ringraziamento particolare va al comune, quindi all'amministrazione, che ci ha dato l'opportunità di poter utilizzare questa bellissima sala che ha un'acustica bellissima. Quindi questo è il motivo principale. Voi all'uscita troverete un cestino con un tavolino dove si può mettere una raccolta a piacere, non c'è un minimo, non c'è un massimo, quindi in base a quello che uno più in quel momento può e si sente di dare. Il secondo motivo è che noi siamo appassionati di musica, lo facciamo da una vita, suoniamo da sempre e per noi ogni occasione è buona per poter suonare. In compagnia innanzitutto dei cari amici che vedete qui con me, Ibu con Laura Tardi, storica band peninsulare, è la storia, voglio dire, no? della musica in penisola. Poi ci siamo noi che siamo gli Areton Club, un po' meno storici. Un po' meno storici. Infatti, più ragazzi. Comunque anche saranno oltre 40 anni che suoniamo. E poi ci sono i Punto e a Capo, che è un'altra bellissima band che dopo conoscerete sicuramente. E speriamo che d'ora in avanti poi si aggreghino altre band che diventi veramente un modo di stare insieme ancora di più. Quindi niente, io adesso lascio il mio microfono al dottor Apicella, che penso molte ragazze, molte mamme adesso qui presenti hanno, tra virgolette, usufruito della professionalità del dottore. Niente, grazie a tutti e a fra poco. Grazie Rosario. Allora direi che siamo pronti, iniziamo. La prima parte ce l'hanno affidata a noi, abbiamo pensato, io mi sono presentato con la chitarra classica stasera, poi magari nella seconda parte, perché ci divideremo un po' il pacco durante tutta la serata. Quindi faremo 4-5 pezzi a testa e niente. Abbiamo pensato di cominciare con dei cantautori italiani molto famosi, quelli che ci hanno un po' segnato nella storia della nostra musica. A cominciare da Pino Daniele, a finire a Lucio Dalla, a Luigi Tenco e compagnia bella. Quindi il primo pezzo è proprio di Pino Daniele e quindi direi con un grande applauso ci divertiamo insieme. Grazie.